un'attrazione verso l'interesse nel paese non può farci che piacere. Rispetto a questo regolamento, anzi rispetto a quanto detto dal sindaco, vorrei fare una precisazione. Cioè, il sindaco parla di servizi da investire nel turismo ed è giusto, ha parlato di sbarchi, ha parlato di turisti presenti negli alberghi, però non ha parlato di, come sappiamo ovviamente, i soldi della tassa di soggiorno devono essere destinati all'utilizzo dei servizi stessi. A noi quello che interessa è anche l'interesse dei cittadini, cioè di rendere più vivibile il paese, no? Quindi a noi quello che ci preme, oltre che, come ha detto il sindaco, investire nella Villa Romana, lo so che non è specifico nel consiglio, però possiamo agganciarlo oggi come argomento. Ricordiamo il problema del traffico, ricordiamo il problema dell'assenza di bagni pubblici, cioè sarebbe bello che con questi soldi venisse fatto un investimento anche per altri servizi di cui ne potrebbero usufruire sia i turisti e sia i cittadini. Io ricordo sempre che alla Chiesa Nuova, per esempio, non c'è un bagno e questo è importante. Poi mi permetto di contestare alcune modalità previste nel regolamento che ci è stato presentato. Questo perché? Ovviamente io credo, sindaco, che va approvato entro il 31, quindi non è previsto un'ulteriore proroga, noi non possiamo chiederlo giusto oggi, perché ci sono delle modalità, per esempio, che io voglio rilevare, cioè in tutti i regolamenti che abbiamo anche visionato in alcuni, è previsto per esempio esenzioni per la tassa di soggiorno per i soggetti diversamente abili, per gli invalidi civili, per i loro accompagnatori, persone appartenenti alle forze armate, soggetti che pernottano frequentando corsi di formazione, eccetera eccetera. Quindi mi sembra strano che, considerando anche le difficoltà che noi abbiamo nel nostro paese per i disabili, e mi piacerebbe che parte della tassa di soggiorno venisse devoluta anche pensando a loro, non abbiamo previsto questo tipo di esenzione. Ovviamente è stato un modo di operare anche abbastanza frettoloso, quindi volendo fare oggi delle modifiche sarebbe ancora possibile, mi domando? Certo. Perfetto, allora io vi invito a tenere... Il Consiglio Comunale stabilisce delle regole, il Consiglio Comunale decide di esentare tutti, si vota, se la maggioranza approva si esenta tutti, non è questo è un problema. Poi ripeto, questo il regolamento è già convocata una giunta dopo il Consiglio Comunale, che chiaramente non poteva essere prima, perché c'è tutta la questione delle tariffe che verrà poi deliberata dalla giunta comunale. Una volta approvato il regolamento d'imposta, la giunta comunale deciderà il costo da pagare. Io ho rilevato questa cosa perché non è previsto espressamente dal regolamento, quindi di tenere ti voglio un attimo, l'esenzione essa sicuramente all'interno della delibera ci sarà. Quella delle forze armate è già per legge, per cui non è che va normata, ma però quando il consigliere Brullo dice per i disabili, voglio dire che questa amministrazione è stata sicuramente un'amministrazione attenta ai problemi dei disabili, tant'è vero che la nostra scuola media è stata messa in condizione di ospitare un disabile in poco tempo, e c'è stato un investimento non da poco conto. Come e quando mi dite i bagni, non sono d'accordo sulla Chiesa Nuova, ma la Chiesa Nuova sapete bene perché non ci stanno i bagni, perché c'è un contenzioso con un privato che viene da una convenzione fatta prima e poi durante questa amministrazione, che spero di definire quanto prima, così avremo anche i bagni alla Chiesa Nuova, come stiamo pensando ai bagni alla Spunta e alla Canetta. Ma abbiamo creato anche i bagni per i disabili nell'ex museo, dove è possibile utilizzarlo, tanto è vero che questa amministrazione ha pure una corrispondenza con un'associazione per la gestione di questi bagni. Per cui dico, insomma, al di là della tassa di soggiorno, noi già siamo attivi su queste cose.